E oggi quello che faremo vedere è la... Siamo qui a Milano, in piazza 25 Aprile, una parte esterna della sala del mobile, dove abbiamo trovato questa società che fa il riciclo della plastica, preciousplastic.com è il loro sito. Loro si occupano del recupero della plastica facendo oggetti. Hanno brevettato un macchinario, adesso la ragazza ce lo spiega. Ecco, questo sì, è il ciclo. Abbiamo la shredder, possiamo vedere, e anche le mold injection. Ok. Sono i macchinari che abbiamo portato qua a Milano. Benissimo. Questa è la macchina che hanno brevettato, che è praticamente una macchina che sminuzza la plastica, sì, giusto? Praticamente mettiamo dentro la plastica, ci sono delle lame che la tritano. You can use it if you want. Yeah. Oh, yeah. Ok. Possiamo azionarla, aspetti signore che la... Vai. Yeah, put some plastic inside. Adesso vediamo la dimostrazione. Questa macchina è stata composta da loro, preparata, sminuzza la plastica in tanti piccoli pezzi. Poi, sì, questa... poi questa plastica viene inserita... Diventa così la plastica? Ecco. E dopodiché la inseriamo questa l'injection machine. In questa macchina che mette l'iniezione, sì, nello stampo. Sì, ci abbiamo lo stampo. In questo caso il nostro stampo è per creare dei portachiavi. Uscirà così dallo stampo. Ok. Questa è plastica riciclata, sì, praticamente è dalle vostre bottiglie, dalle vostre tappi di plastica e tutto, che sono questi qua. Sì. Per via dello stampo escono questi prodotti finiti, quindi sì, è una nuova società che si occupa del riciclaggio. È un progetto. Ok. No profit. Questa è la... Sì, qua. Ok. You want to speak some things? For the video? I think she explained very well the whole process. Oh, you can explain the process? You want to explain in English? Where are you from? I'm from France. France, and which is your society? And my society is Precious Plastic. It's not really a society, it's more an organization. Okay. A network. And this is a new model, this from the recycling of the plastic? Yeah, it's our global idea is to create networks based on open source design for making the machine or how to use plastic. And our main goal is to empower people on this subject. That we think this shouldn't be something that is very centralized and industrialized. Good. And the people that should recycle in a local scale. Is there many times that you will make this work? By myself, I do it since 1 year and a half, no, more or less. And this project exists since 5 years already. And so in the world, we have close to 500 workspaces all around the world of people that build a machine according to our design. Sometimes they even modify it to adapt to the need. That's the point of open source. And so they start to make their own business, making some products. Okay. Thank you very much. We see the stand now.